Ecco ragazzi, siamo alla parte finale dei sepolcri di Foscolo, dal verso 235 al verso 295, quindi è l'eccezionale coda finale di questo capolavoro. E qui si passa naturalmente alla storia di Troia, della guerra di Troia, immortalata da Omero, e degli eroi. Appunto troiani. Ricordate che nell'altra parte si parlava della battaglia di Maratona e quindi della fine tragica degli eroi greci, naturalmente. Qui si parla dei nemici dei greci, i troiani di quella città di Ilio, di Troia, che fu naturalmente incendiata dai greci e distrutta. Naturalmente qui quindi in questo caso gli eroi non sono gli eroi greci, ma sono gli eroi troiani. Vedete come di fronte alla guerra non ci sono nemici e amici per Foscolo, tutti sono naturalmente accomunati dallo stesso eroismo, no? Che i sepolcri ovviamente lodano, e non è soltanto un eroismo militare, ma un eroismo di patria, di gloria poetica anche. E oggi, dice il verso 235, Foscolo, nella Troade inseminata, cioè nella regione di Troia, la regione asiatica attorno a Troia, inseminata nel senso di desolata, splende ai viaggiatori un luogo eterno. Un luogo eterno. Il luogo eterno è quello naturalmente della stessa regione di Troia. Ecco, un luogo eterno per questa eternità però fu tale grazie alla ninfa Elettra che ebbe in sposa Giove. Dicono i versi, e che a Giove diede Dardano, fondatore di Troia, come figlio, dal quale derivarono Troia, poi Assaraco e i 50 letti nuziali, che sono quelli di Priamo. Ecco, e poi appunto ci fu tutta la discendenza che va fino ad Enea e fino a Iulio, da cui poi la gens romana e Roma. Quindi ripetiamo. Allora, dice, i versi sono questi. Ed oggi nella Troade inseminata, Eterno splende ai pellegrini un loco, Eterno per la ninfa Elettra, figlia di Atlante, a cui fu sposo Giove, che Giove nelle sue avventure ebbe anche appunto tante avventure con la figlia di Atlante, chiamata appunto Elettra. Dal rapporto fra Giove ed Elettra uscì naturalmente un figlio che si chiama Dardano, da cui i Dardani, o i Dardani, cioè i Troiani, mitico fondatore dei Troiani. Ecco, da lì poi ci fu Assaraco, i 50 talami, cioè i 50 letti di Priamo, cioè i 50 figli di Priamo, e poi il regno della Giulia gente, passando attraverso della gens Giulia, passando attraverso, sappiamo, Enea e il troiano Enea, profugo, esule Enea, e il figlio di Enea, Iulio. E quindi Foscolo rispolvera qui il mito di Elettra. Questa donna che fu resa, che chiese poi, anticipo, l'immortalità a Giove, al suo marito. Ecco, l'immortalità naturalmente che poi fu destinata a splendere su tutta Troia, su tutta questa città di eroi, di martiri che naturalmente Omero cantò. Infatti, perciò dice però che quando Elettra udì la parca che lei dalle vitali aure del giorno chiamava i cori dell'Eliso, attenzione qua, allora, quando Elettra, qui moglie, amante di Giove, mamma di Dardano, sentì la parca, sarebbe Atropo. La terza parca è quella che taglia il filo della vita, ricordate il mito delle tre parche, la parca che le diceva Atropo che lei sarebbe appunto stata chiamata ai cori dell'Eliso, quindi sarebbe andata sostanzialmente nel cielo, sarebbe morta, i canti dell'Eliso, sarebbe morta e andata nell'Eliso, in questo caso nel paradiso. E quindi anche nella morte, dalle vitali aure del giorno, ossia dalla vita, dall'aria della vita, naturalmente, dalla luce della vita,
Ecco, mandò Elettra quando seppe, insomma, che doveva morire. Questa è tutta una perifrasi. Lei, che era una mortale, che aveva fatto un figlio a Dardano con un dio, e che dio? Cioè Giove, chiese a questo dio, cioè a suo marito, diciamo, un voto supremo, un desiderio. E il desiderio è questo, il voto supremo. Se diceva a te furcare le mie chiome il viso e le dolci vigilia, cioè se Giove, caro marito mio, se marito, caro amante mio, se naturalmente ti furono chiare cioè se tu mi hai amato, quindi se naturalmente ti furono care le mie chiome, i miei capelli e il mio viso stesso, e anche le dolci vigilie, sì, cioè il fatto praticamente i momenti di veglia tra di noi, per vigilia intendiamo anche le notti trascorse insieme da svegli, ovviamente per fare che cosa potete appunto immaginarlo. Ecco, se insomma, se è vero che mi hai appunto amato e non mi assente premio migliore la volontà di fatti e non mi consente un premio migliore la volontà dei fatti, ossia sostanzialmente sono destinato a morire come tutti i mortali, caro Giove, ecco, la morta amica a me guarda dal cielo. Ecco, qui c'è un'anastrofe. Guarda la morta amica dal cielo. Praticamente vuol dire riguarda, abbi cura dal tuo cielo, Giove, dal tuo Olimpo, per l'amica che se n'è andata. Per cui affinché resti fama della tua Elettra. Cioè, Elettra chiede a Giove di essere resa immortale. Questo è tutto. E così orando moriva, così pregando Elettra moriva. E ne gemeva l'Olimpo, ovviamente ne piangeva tutto l'Olimpo sostanzialmente, e l'immortal capo accennando pieve dai crini ambrosio sulla ninfa, e fe sacro quel corpo e la sua tomba. Ecco, allora immagina Foscolo che dai capelli di Giove, ma guarda che immagine plastica. Dopo che la ninfa l'ha pregata dell'immortalità addirittura, Giove se ne doleva come tutto l'Olimpo. L'Olimpo sta per appunto il dio olimpico per eccellenza, che sarebbe appunto Giove. E immagina appunto Giove che fa piovere dai suoi capelli l'ambrosia sulla ninfa, ossia che fa piovere il profumo, il cibo, il profumo degli dèi, quel profumo che è immortale. Sulla ninfa, e allora rese sacro quel corpo, rese sacro il corpo di Elettra, che ricordiamo è la mamma di Dardano, che ricordiamo è il fondatore mitico di Troia. Ecco, c'è tutta questa catena. Quindi molto, molto bella questa immagine di Giove che dai suoi capelli fa scendere l'ambrosia immortalizzante, eternizzante, sulla ninfa Elettra, che era stata la madre del suo Dardano, del suo figlio Dardano, fondatore mitico di Troia. E quindi Indarno, allora, fe sacro quel corpo e la sua tomba. Ivi posò Erittonio, che poi fu appunto il seguace di Dardano, praticamente il persecutore troiano di Dardano, e dorme il giusto Cenere Dilio, e dorme il giusto perché è stato anche praticamente nobile, pio, insomma, Cenere Dilio. Cenere è una metonimia che sta per naturalmente tutti i morti di Troia. Riposano i resti del giusto, della pia, della sacra Ilio, ossia Troia. Ivi l'Eliache donne scioglie le chiome. Ecco lì, in questo luogo ormai è diventato sacro, perché sacralizzando Elettra si sacralizza tutto il luogo di Troia, tutta la Troade che diventa luogo sacro, luogo mitico. Le donne di Troia lì scioglievano le chiome, ossia vuol dire che piangevano sulle loro tombe, sulle tombe dei mariti, cercando di scongiurare il fatto dei loro mariti, cioè praticamente già durante la guerra temevano quello che poi sarebbe accaduto, cioè lo sterminio quasi totale dei loro mariti.
ai, deprecando ai loro mariti l'imminente fatto, quindi naturalmente cercando di scongiurare l'imminente destino dei loro mariti. E qui interviene un altro personaggio, che è la profetessa di Apollo, detta Cassandra. La conoscete appunto, Cassandra è quella che durante la guerra di Troia, magari già prima, profetizzava la catastrofe. Oggi stesso si dice di una persona che profetizza catastrofi, anche a proposito del coronavirus, basta con queste Cassandre. Sono quelle che naturalmente vedono sempre il nero, vedono sempre il temporale, non vedono mai il sole nel futuro, vedono, cioè, i pessimisti che però annunciano cose che poi magari si verificano, come in questo caso Cassandra non profetizzava a vanvera. E infatti Cassandra, figlia di Priamo, quello di 50 figli, la profetessa è considerata pazza, tra l'altro, dagli stessi troiani, pazza visionaria. Ecco lì Cassandra, quando il lume, cioè quando Apollo nel petto suo le fece parlare di Troia, le fece parlare di Troia, il dì mortale, appunto nei giorni della catastrofe, quando le fece cantare naturalmente un canto, ecco, la fece parlare di Troia, le fece predire la fine di Troia e ai defunti, ormai a quelli che morivano, a quelli che stavano per morire, cantava appunto un canto ormai pieno di amore. Quindi all'ombre cantò Carme Amoroso e guidava i nipoti, e guidava naturalmente i nipoti, e l'amoroso apprendea lamento ai giovinetti. Guardate lì Pallage, l'amoroso apprendea, cioè apprendeva l'amoroso lamento ai giovinetti. Quindi insegnava ai giovinetti quel lamento amoroso. E poi, sospirando, Cassandra, la profetessa di Apollo, appunto, diceva, e qui c'è tutto il discorso di Cassandra. Con questo lunghissima, lunghissima appunto profezia di Cassandra, figlia di Priamo, e si chiude naturalmente lo stesso Carme di Sepolcro. Almeno questo è l'ultimo personaggio che Foscolo fa parlare. Allora, e diceva, sospirando: «Oh, se mai d'Argo, ove Altivide e Dilerte al figlio pascerete i cavalli». Ecco, qui naturalmente bisogna capire se appunto mai il destino vi consentirà di tornare dalla Grecia, dice naturalmente agli eroi di Troia, dove nutrirete i cavalli del figlio di Tideo, del figlio di Laerte, ossia Diomede, sono due perifrasi, e Ulisse. Diomede era il figlio di Tideo e Ulisse era il figlio di Laerte. Se riuscirete appunto a tornare dalla Grecia, voi eroi appunto troiani, beh, a voi permetta ritorno al cielo, cioè che il cielo vi permetta questo ritorno. Invano la patria vostra cercherete, cioè invano cercherete la patria vostra, cioè Troia sarà distrutta. Le mura, opera di Febbre, opera di Apollo, sotto le loro reliquie fumeranno. Vedrete ancora il fumo delle mura di Troia attualmente incendiate, che appunto fumeranno sotto le loro stesse reliquie, sotto i loro stessi resti, bruceranno. Quindi voi appunto eroi troiani che sarete riusciti a scampare all'eccidio di Troia, quando tornerete dall'esilio, beh, pensiamo anche appunto a Ulisse per esempio, quando tornerete troverete una città fumante, una città distrutta. Ma i penati di Troia, cioè gli dei, i numi tutelari di Troia, avranno dimora, gli dei della patria, avranno dimora in queste tombe. Quindi voi non vedrete eroi vivi, vedrete tombe, ma gli dei saranno lì. I penati di Troia saranno lì presso le tombe, perché dei numi e dono osservar nelle miserie altero nome.
perché appunto è il dono degli dèi, è un dono degli dèi per l'uomo, che gli dèi appunto conservano praticamente una fama gloriosa, pur nelle miserie, naturalmente. Quindi voi eroi tornerete e vedrete queste tombe e vedrete presso le tombe la presenza degli dèi, perché gli dèi sono lì dove c'è la gloria, ecco, potremmo dire, dove c'è la fama, dove c'è la libertà, il morire per la libertà, dove c'è il patriottismo, dove c'è la grandezza. Questo vuol dire che dei numi e dono osservare nelle miserie altero nome. Un altero nome vuol dire un nome illustre, una fama illustre. Ecco, e poi, e voi palme e cipressi, ecco, questa è un'apostrofe, quindi si rivolge naturalmente alle palme e cipressi, che sono quelli dei cimiteri, ovviamente, che le nuore piantano di Priamo, che piantano le discendenti, le nuore di Pile di Priamo. Sapete che Priamo ha avuto 50 figli, quindi naturalmente 50 nuore, sostanzialmente in questo caso, le nuore pianteranno, le nuore di Priamo, un'altra di Pallage. Crescerete ai presto, cioè le piante dei cimiteri, le piante del lutto, crescerete ai presto, innaffiate di lacrime vedovili, del pianto, del dolore della vedova. Proteggete i miei padri, dice Cassandra, sta parlando Cassandra. Achille Ascure asterrà pio dalle devote frondi, men si dorrà di consanguinei lutti e santamente toccherà l'altare. Cioè, a coloro che naturalmente. Chi si asterrà per pietà dal colpire le vostre fronde, sulle fronde dei cipressi e delle palme consacrate per voi, ecco, s'addolorerà di meno per la perdita delle persone care. E potrà naturalmente, cioè quando avrà la perdita delle persone care, si dolerà lui stesso di meno e andrà con un pudore, diciamo, con la mano pura a toccare gli altari degli dèi. Guardate, cosa vuol dire? Chi appunto non farà con gesto blasfemo e sacrilego massacro di queste piante che vi stanno, che ornano le tombe dei troiani, beh, lui stesso sarà protetto praticamente dagli dèi e potrà toccare gli altari degli dèi o le tombe, con le altre tombe, con mano più pura. E proteggete i miei padri, insiste naturalmente Cassandra, rivolgendosi ovviamente agli dèi. Un giorno, vedrete mendico un cieco, ed ecco Omero. Emero, questo cieco mendicante, così viene descritto, lo vedrete un giorno errare sotto le vostre tombe antichissime e brancolando. Cioè, praticamente, immaginiamo questo Omero che naturalmente cieco va in mezzo alle tombe e le tocca, brancolando nel buio perché non ci vede, penetrerà negli avelli, un altro sinonimo, diciamo, di tombe, e di sepolcri, e abbraccerà queste urne, abbraccerà queste tombe e le interrogherà. Ecco, ricordate la corrispondenza da amorosi sensi, anche Omero, come poeta, interroga, insomma, brutto verbo per voi alunni, comunque interroga queste tombe. Voi sapete che interrogare vuol dire inter, cioè tra, e rogo, chiedere, chiedere tra. È un termine bellissimo che ovviamente la scuola ha reso diabolico. Ecco, là Omero interrogherà, quindi dialogherà con queste tombe, le interrogherà, è bello, vuol dire sentir parlare i morti, sentir parlare gli eroi che non ci sono più, se non sotto una pietra simbolica. Ecco, undì vedrete appunto mendico un cieco l'errar sotto le vostre antichissime tombe, brancolando penetrare negli avelli ed abbracciar l'urne e interrogarle, gemeranno gli antri. Bellissimo, piangerà, si sentirà il gemito degli antri segreti, si sa praticamente, si sentirà proprio quel gemito, quel pianto delle stesse fosse, appunto, segrete, vuol dire cupe e buie, dove sono seppelliti naturalmente i morti, e
E tutti narrerà la tomba, Ilio raso due volte. E la tomba tutta, un'altra naturalmente di Pallage, narrerà la storia di Ilio, di Troia, rasa due volte risorta dalle ceneri. Due volte risorta dalle ceneri splendidamente, su quelle vie, su quelle vie mute, diventate oramai silenziose, per far più bello l'ultimo trofeo ai fatati, cioè per rendere più bella la vittoria finale appunto ai fatati Pelidi, ai figli di Peleo, quelli destinati naturalmente dal fato. Quindi, ripetiamo, naturalmente ci sarà chi appunto canterà, cioè Omero, canterà epicamente, stiamo parlando dell'Iliade e poi dell'Odissea, soprattutto dell'Iliade, canterà naturalmente Ilio, canterà Troia, distrutta due volte e risorta due volte, e la canterà per fare più bello l'ultimo omaggio, l'ultimo trofeo a questi eroi del destino, appunto. Il sacro vate, il sacro poeta, il vate è il poeta epico, diciamo, Omero, placando quelle anime afflitte alme con canto, placando, cioè, consolando col suo canto quelle anime afflitte, cosa farà? I princi argivi eternirà, cioè renderà eterni i principi achei. I principi, per quante abbraccia terra il gran padre oceano, la pronuncia è appunto oceano, per quante terre appunto abbraccia il gran, ecco, qui dice, questa è un'immagine appunto rastrenante con la quale Foscolo chiude tutti appunto i sepolcri e appunto parla della fine del tormento delle anime dei morti attraverso la sublimazione del canto poetico di Omero, che appunto permetterà a questi eroi di godere almeno la loro fama eterna, pur non essendosi più in carne ed ossa, quindi risarcirli in qualche modo della precarietà della vita. Per oceano si intende quella specie di fiume che circonda in Omero tutte le terre emerse, ma comunque si parla naturalmente del padre oceano, vuol dire tutto l'universo, tutto l'universo. E quindi appunto ripetiamo, tutti gli eroi, diciamo, della Grecia e appunto anche troiani in questo caso, saranno immortalati da Omero, dal canto di Omero. Per quanto sia grande, cioè in tutto il mondo, ecco, in tutto il mondo descritto qui come l'oceano, o l'oceano con la pronuncia, per tutto l'universo, per tutto il cosmo sostanzialmente. E poi i quattro meravigliosi versi finali di Foscolo, e tu, quindi si rivolge adesso forse al più simpatico, al più grande, al più rappresentativo eroe troiano. Ettore, quell'Ettore che era stato ammazzato, ricordate, per vendetta da Achille col corpo trascinato attorno alle mura di Troia 3 volte. Ecco, e tu, Ettore, avrai onore di pianti, e tu l'onore del pianto, Ettore, avrai. Quindi lui sceglie come eroe simbolico di tutti i sepolcri proprio Ettore, un eroe che tra l'altro è sempre stato simpatico, sostanzialmente, no? Che si è battuto per la patria, che è morto per la patria, per la famiglia, per i suoi amici, che si è sacrificato contro delle forze più grandi di lui, per esempio contro Achille. Tu avrai onore di pianti, Ettore. Ove, dove, fia, ove fia santo e lacrimato il sangue per la patria versato. Cioè, avrai l'onore dei pianti, ovunque sarà appunto considerato degno, santo, degno, sacro, il sangue versato per la patria. Quindi ovunque, ogni popolo dove si considera il sangue versato per la patria, santo,
sacro e degno di essere compianto, lagrimato, ricordate la lagrimata sepoltura? Bene, tutto ciò naturalmente rientra nell'onore dei pianti che tu avrai. Questa fine dei sepolcri ovviamente acquista un valore fortemente patriottico, no? Fortemente patriottico perché in fondo Enea ha difeso la propria patria e chiunque difende la propria patria merita un sepolcro. Questo dice Foscolo alla fine del poema, chiudendo il cerchio in maniera rigorosamente perfetta. E finché il sole risplenderà sulle sciagure umane, ecco, tutto ciò avverrà sempre, cioè il sangue per la patria versato sarà sempre reso santo, sacro, nobilitato dagli stessi sepolcri, in questo caso indispensabili, e lacrimato, e appunto sarà compianto, finché il sole, et jamais, risplenderà sulle sciagure umane, finché naturalmente ci sarà luce su questo, in questo universo. È bellissimo il fatto del contrasto, l'antitesi, no? Il sole, la luce che risplende sulle disgrazie degli uomini, che risplende sulla storia, no? Foscolo non aveva un grandissimo concetto, un luminoso concetto della storia. La storia è fatta di guerre, è fatta di sacrifici, è fatta di sangue, è fatta di dolore, per lui è stata fatta anche di esilio, appunto lo sappiamo. Però finché il sole, finché la luce splenderà sulle sciagure della storia, beh, una cosa sarà certa, che naturalmente il sangue versato per la patria sarà sempre sacro e sarà sempre compianto. Ecco, così termina il Carme dei Sepolcri. Avete visto quanto valore e quanti valori, quanti piani valoriali naturalmente acquisisce la figura del sepolcro, che diventa simbolo di tante cose. Sul piano, abbiamo detto, della memoria, sul piano degli affetti, sul piano del ricordo, appunto già detto, sul piano sociale, di rapporti praticamente umani, sul piano appunto religioso, sul piano della civiltà, sul piano politico e anche e soprattutto sul piano patriottico. Arrivederci.